funzionali. Il carcinoma della prostata è il tumore più diffuso nella popolazione maschile e rappresenta circa il 15% di tutti i tumori diagnosticati nell'uomo. Le stime parlano di 35.000 nuovi casi l'anno, ma il rischio che la malattia abbia un esito nefasto non è particolarmente elevato, soprattutto se si interviene in tempo. Si è discusso di questo durante il workshop Comunicare la prevenzione vino, prostata e sessualità. Bere un bicchiere di vino rosso al giorno potrebbe ridurre il rischio di sviluppare un tumore alla prostata. Ma lo spiega meglio ai nostri microfoni il docente della scuola di urologia della Federico II di Napoli, Francesco Mangiapia. Ovviamente per la prevenzione del carcinoma della prostata è consigliabile cominciare ad eseguire una visita di screening e dei test in laboratorio come il PSA a partire dal 50° anno di età, però bisogna prendere in considerazione alcuni casi particolari come quelli di soggetti che hanno già nella loro famiglia dei familiari che hanno avuto un'esperienza di cancro della prostata o di cancro della mammella, per cui per questo tipo di pazienti è consigliabile cominciare ad eseguire un programma di prevenzione già all'età di 45 anni. L'effetto benefico della assunzione di vino rosso riguarda anche la sfera sessuale. Il vino, in quantità moderata, stimola molte sensazioni e accentua le percezioni sensoriali nel corpo umano. Può aiutare a rilassare, lasciarsi andare, sentirsi a proprio agio ed anticipare l'intimità. Di primaria importanza, però, è sicuramente la prevenzione, così come ci ricorda il professore ordinario di urologia e direttore del Centro di Chirurgia Robotica dell'Università Federico II, Vincenzo Mirone. Un esame banale, ridicolo, tutti i maschi vengono delusi quando vengono visitati aspettando chissà cosa, non accade nulla di drammatico né tantomeno di traumatico, e poi una buona ecografia. E solamente queste tre cose insieme possono dare il sospetto.